Allora, Zinino Terzini, il 13 aprile prossimo compirà i 90 anni, 13 aprile, 90 anni. Raccontaci un po' come è cominciata il tuo lavoro, come, quando Sono 4 anni ho preso il pesce, non ho detto, una quando l'hai preso triglia il di 750 pesce? Sì. grammi Ah, e ok. poi man mano tanti pesci ho pescato, sempre a mare. Si andava a Santa Maria di Leuca, a Remi, a Otranto, a Rimini, da Ginosa Marina, Ah, a Monopoli ho pescato sempre. A 14 anni ho detto a mio babbo: lasciami stare solo, che io vado a pesca e ho mantenuto. E se andava a pesca e con la polità mia, come devo dire, dovevo pensare per me e per i pescatori, con i ragazzi che venivano con me a vivere la famiglia, a dargli per campare la famiglia sua. E a pesca la gente che portavi dovevano lavorare come. Il servizio che gli toccava dovevano fare. Ho Quindi, sì. preso fino a 115 quintali la notte, quando era tempo quasi tutte le notti, che si Ma andava pure qui, d'inverno, no? Pure sì, d'inverno. Quindi non d'inverno, c'era la pausa. gennaio, febbraio, settembre, si iniziava ottobre, novembre, sino a marzo, E poi a marzo poi che si succedeva? andava a Luconzo, diciamo, no? E poi si finiva con i calamari e si attaccava all'altro mestiere. Qual era? Parecchi mestieri per vivere, parecchi. E qual era l'altro mestiere? E qual era l'altro mestiere? Allora, l'agganci, diciamo noi, la rete a giro grande, poi al conso, poi allo strascico con le barchette. Sapevamo, no? Secondo le stagioni, quando viene il Levante, quando viene la tramontana, sapevamo tutto, sapevamo. E tante volte poi Con precisione, capitava che all'improvviso il mare è tempestoso. E con la luna, se per esempio la luna era calante, c'era pure un altro periodo. La luna a ponente, dicevamo, no? La luna a E levante. cosa succedeva? Se era ponente? Con la luna a levante si pescava meglio di quando era a ponente. Sì. Che altra. Luna coricata, pescatore a piedi, in piedi. Fate prima più o Adesso meno, non ce n'è pescatore, non non ce ce n'è n'è. Prima proprio tutto il niente. paese erano tutti pescatori. Castro, tutti i pescatori erano. Tutti i pescatori, quanti erano? Qualche centinaio? Qualche centinaio? Centinaio di pescatori erano, eravate Tutto parecchi. il paese, Tutto il paese. tutto il paese, sì. Invece, e poi via 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 i se ne figli sono. sono andati, i militari in finanza, i carabinieri, insomma, no? Tanti Ho capito. se ne sono andati per passare il tempo, fanno questo. Com'è Poi la cambiato? pensione ce l'hanno a posto loro. Ah, vabbè, sì. Oppure pesce c'è di meno, forse pure, no? Abbastanza di meno. C'è meno. Ma perché c'è meno pesce? Perché la vendita è un po' fatto fuori. Tanti tipi di pesce Sì. si Estinti. sono perduti proprio. Ma perché? Il mare giù a fondo è inquinato, Ah, quindi per secondo me, l'inquinamento, quindi. sì, perché adesso tutti vanno a pesca e Ah, ecco. buttano la borsa di plastica, Ah, sì. quelle durano 100 anni sul Sì. fondo e Quindi i bruciano, pesci mangiano la busta di plastica, bruciano, quindi. bruciano. Dalle 4:30 alle 11:30 Caspita. stavo col tonno là.
hanno mandato dei qua, come si chiamano questi qua, questi battelli di soccorso. Mio figlio, l'avvocato, a trovarmi, ma non mi hanno trovato. L'altro figlio con la capitaneria di Porto, sì, che c'era un amico suo, mi hanno trovato, ma prima di loro è arrivata la finanza, è venuta da me, ha detto: beh, comandante, faccio un tonno che va a 2 quintali, toglia a me, no, il comandante. Comandante, taglia la lenza. Comandante, ha delle 4 e mezzo, dico, che sto qua. Lei avrebbe il coraggio di tagliare la lenza. Noi non stiamo a pesca, taglia. Ma che dici? Si è fiancato al mio battello, ha buttato un finanziere dentro con una cima e mi ha recata la barca, no? Quando hanno messo a camminare tutta forza, il tonno ha rotto, poi ha rotto la lenza. Ah. E beh, 2 quintali a tutta forza.